Ragazzi, bentornati su Quei Due sul server Trash. Oggi vi porto con me a liberare un avamposto nella modalità arcade di Far Cry 5. Posso dire una cosa in tutta onestà? Credo che Far Cry 5 sia la perfetta incarnazione di quello che dovrebbe essere un gioco oggi. Un gioco di intrattenimento, senza pretese narrative o senza pretese artistiche. Ecco, questo è proprio un blockbuster fatto bene, con tantissime opzioni, tantissime cose da fare. Penso che ci si possa divertire veramente per 10 anni con questo gioco. E Arcade è stata una bella scoperta. Io me la sono tenuta, questa cosa dell'arcade, per i momenti di magra, cioè quando mi sarei stancato del gioco. E in effetti ha risvegliato in me molta voglia di giocare. Allora, abbiamo dotazioni Bond, il vicino arrabbiato, Molotov e bomba artigianale, ribelle ricco, gioco pericoloso, solo l'arco, coltello da lancio e molotov. E stavolta vado con Bond. Ok. Dobbiamo. Madonna, che bella sta mappa. Allora, il nostro scopo è raggiungere questo posto e. Vedete, sono partito già con l'intento di esaminare. Voglio studiare il terreno meglio che posso prima di buttarmi pieno di animali nel folto del bosco. Oh la ma. Mamma mia. Ok. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, voglio sincerarmi che da questo lato dell'isola non ci sia qualcosa di pericoloso. Ecco tipo. E la miseria. Bella però, Madonna quanto mi piace sta mappa. È proprio avventurosa, ti dà tantissimo l'idea del devo fare tattica, devo studiare la situazione, devo muovermi in maniera intelligente. Uè uè, Ciccio Fritz. Faccio il giro. Era chiaro che ci fossero dei rompicoglioni. Secondo me, per arrivare là sopra, ce ne sono almeno un altro paio. Saliamo da qui con tutta calma, eh. Allora, parola d'ordine, niente fretta. Avere fretta qui significa farsi ammazzare, dover rifare tutto da capo e quindi. Vediamo se questo tizio ha un fucile. Sì, ce l'ha un fucile. Possiamo prendere anche questa. Ok, si comincia a ragionare, solo che non essendo noi silenziati neanche un pochino, per il momento ci conviene Siamo gli unici che attaccare. sopravvivranno al collasso. Sì, sicuramente. Siamo gli unici che sopravviveranno al collasso. Peccato che non sopravvive a sta botta in testa. Via l'allarme. Vediamo, siamo ben armati ora come ora. Questa è un'arma che mi potrebbe tornare utile per liberarmi di quel tizio, ma non da questa distanza. Mi devo senza ombra di dubbio avvicinare. La cosa che mi fa piacere è che ora che ho derubato questi due stronzoni, posso
posso andare un po' più tranquillo. Madonna, ma quanto è bella la mappa, è eccezionale. Posso andare un po' più tranquillo perché so che se qualcuno mi vede e scatta un allarme, io comunque posso difendermi. Prima stavo qui con una pistolina e un tubetto di dentifricio, non potevo fare molto. Non sto neanche a spostare i corpi perché tanto i nemici sono disposti in maniera molto rada nell'area di gioco. Non c'era tipo una visione notturna che si poteva... Silenzio, silenzio, silenzio. È proprio buio, ragazzi, eh? Là. 4 su 19. Non sono tantissimi nemici, eh? Una ventina di soldati, dopodiché si va lisci, voglio dire. Io qui temevo che per arrivare al piano di sopra ci fosse bisogno di combattere. Per il momento, almeno a giudicare da quello che vedo qui, non mi pare. Ma magari qua dentro c'è... No, non c'è nessuno. Ottimo. Un allarme è rimasto. Dalla cucina ti ho segato. Però, visto e considerato che tu sei un ceccotto, davvero? Non avevi un fucile da ceccotto? Probabilmente aveva questo qui. 5 su 19. Ne restano a voglia. Ne restano 14. Per me che qui nel bosco potrebbero esserci, madonna che paura, conigli di merda, potrebbero esserci verosimilmente dei nemici che non ho visto, perché qui i nemici non vengono segnalati di base dalla mappa, i nemici te li devi trovare tu. Chi cazzo era? Qualcuno mi stava per vedere, eh? Ti ho visto. Ti ho visto a te. Ok. Odio sta pistola, c'ha un mirino davvero odioso. Tutti gli allarmi disattivati. Ok. Bene. Vado al mortaio. Cazzo, come vado al mortaio? Chi cazzo spari al mortaio? Io cerco di togliermi dalle palle per quanto possibile. Ok, non si sono resi conto di nulla. Gli allarmi sono disattivati. Ok. Sei spacciata, sappilo. No, non vado molto orgoglioso di questa manovra che ho appena fatto, eh.
dispiacerebbe riuscire a salire ai piani alti e mettermi a cecchinare da lì. Ok, t'ho marchiato almeno. Munizioni, munizioni, quante ne voglio. Bene, bene. Mamma mia, ragazzi, quanto cazzo sono stealth in questa partita. Vediamo, qui al piano di sopra. Perfetto. Ricevuto. 9 su 19, ne mancano 10. Mancano 9. Io perché ho questi esplosivi? Esplosivo a distanza. Scoprite cos'è successo. Vicino a quell'edificio. Potrei effettivamente usare quella roba per scompigliare un po' la situazione, ma finché posso giocarmela stealth? Perché rischiare? Sì, però quello avrei dovuto marchiarlo, eh. Buono. Ragazzi, questa è una delle mappe più fighe che potessi giocare in modalità arcade. È veramente molto bella, tanto tanto tattica, scenograficissima. Fuori dall'edificio, perfetto. Ne restano 6. 1, 2, 3, 4. Credo ce ne siano due in giro che non ho ancora marchiato, sapete? Perché qui ce ne sono 3, 4 con lui. Ce ne sono un paio in giro, sono quelli che non vedo. Mi preoccupano di più. Però a questo punto noi, anche se ci facciamo sgamare, siamo relativamente al sicuro, perché tanto gli allarmi sono andati. Che paura, cazzo. Ma sei immortale, sei. Ne mancano due, solo due, ragazzi. Ma
questo punto io direi abbandoniamo le buone maniere, perché tanto questa è proprio è diventata una caccia all'uomo, nel senso che adesso, allora, quello lo vedo. Vedo dove sta. Ok, e adesso sotto a chi tocca? Chi è che mi sta vedendo? Eccolo! Sì, io sono pronta. Tu dove sei? Porca troia, mica si fa vedere. È bello che non l'ho neanche marchiato, quindi non so dove cazzo sta. Gli ho lanciato una granata, ma l'ho fatto in modo molto approssimativo. Dove cazzo sta? Qualcuno mi ha visto. Passando qui sono stato per un attimo nella linea di tiro di qualcuno. Ok. Oddio, bella, bella mappa. Veramente una bella mappa. Molto divertente. Io questa qua me la vorrei aggiungere. Mi piace. Mi piace molto. Va bene ragazzi, io torno a giocare e ci vediamo al prossimo gameplay, sempre su Far Cry 5 Arcade.